l'Italia che cambia siamo noi. Io parto con studi da geometra, 7-8 anni di lavoro come geometra e dopo diciamo che mi ha aiutato un po' la crisi perché mi ha fatto calare il ritmo lavorativo, questo rallentamento mi ha dato la possibilità di pensarci un attimo, ragionare, dire ma sarà proprio quello che voglio fare nella mia vita. Da lì piano piano ho iniziato a montare l'idea di Ortociclo, che ho sempre vissuto in un paesino vicino a Brescia, dopo mi sono trasferito pian piano verso il centro storico e da lì anche ho cominciato a venire l'idea ma c'è qualcosa che manca nel centro storico, il servizio di approvvigionamento di ortaggi, frutta ortaggio biologica, comunque non è così immediato. La gente deve spostarsi, comunque deve andare in azienda agricola, deve andare ai mercati contadini. Mi è venuta questa idea di provare a fare consegna a domicilio con una cargo bike e quindi in mezzo totalmente ecosostenibile. Quindi mi sembrava un servizio da una parte che mancava e da una parte che rispondeva anche delle mie esigenze personali. Che la mia felicità. L'idea è iniziata a ragionarci 2 anni e mezzo fa e dopo è partito giugno dell'anno scorso, del 2015. Mi approvvigiono da azienda agricola, quindi mi appoggio da azienda agricola che ovviamente conosco io personalmente. Vado a ritirare i prodotti la mattina, prodotti che mi vengono ordinati entro il giorno prima tramite il sito internet e dopo faccio consegne il pomeriggio in certe fasce orarie o in punti di smistamento, quindi la gente può anche venire a prendersi i prodotti. Consegne sono martedì e venerdì. Uno magari dice ok, lavori 2 giorni a settimana, quindi gli altri te la godi, no? Invece no, c'è tutto un lavoro collaterale di comunicazione, relazioni. Io ho un ricarico ovviamente sui prodotti, la consegna non la faccio pagare perché questo poi è il mio lavoro, il mio servizio. Fondamentalmente è un gas organizzato in maniera leggermente diversa, però è come se fosse un gruppo d'acquisto perché comunque io non ho eccedenze, vendo tutto quello che mi viene ordinato. Ovviamente la spesa più grande è stata il mezzo con cui trasporto i prodotti, che è questa cargo bike. La fiorita delle piante tieni festa questo cuore, sai perché? La cargo bike è questa, una bici a 2 o 3 ruote, la mia è a 2 ruote, con un grande cassone molto capiente che sta tra il manubrio e la ruota davanti, quindi dove ci si può caricare tanta roba. E l'immaginario della bici sì, conta molto, nel senso che comunque in primis è una mia scelta a livello proprio etico e poi comunque piace. La gente quando mi vede in giro con questa bici pittoresca comunque sorride, quindi questa cosa è molto bella. La gente mi ha conosciuto bene o male con passaparola iniziale, ho cercato di spargere voce e quindi all'inizio c'è stata proprio una bella spinta. Adesso invece è diventato un po' un'icona, nel senso che la gente comunque mi vede tanto in giro con questa bici molto appariscente, molto bella e quindi mi conoscono in tanti. Comincio a vedere i primi buoni risultati adesso. A breve avrò bisogno di una mano, perché pian piano comunque gli ordini aumentano e io da solo non posso proprio fisicamente occuparmene. E all'inizio magari viene presa un po' come una cosa nuova, una cosa insolita, comunque ordinare prodotti freschi online non è così immediato ancora per la gente, però col fatto che io ci metto la faccia e quindi c'è un rapporto, faccio un po' da facilitatore appunto tra aziende agricole, produttori locali e cittadini, quindi la gente dopo un po' mi vede, c'è un rapporto umano e quindi è bello questo rapporto di fiducia che si crea su 3 vie. L'Italia che cambia per me è un qualcosa che viene dal basso, molto basso, come potrebbe essere la realtà di Ortociclo, no? Questi progetti che comunque partono dalle singole persone o da gruppi di persone, piccoli gruppi, c'è tantissima gente che ha voglia di cambiare le cose, questo è quindi lavorare da molto basso per poi costruire qualcosa di bello e permanente. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai.